Ciao ragazzi, in questa puntata andiamo a toccare un argomento fondamentale e quello che poi mi ha spinto a fare questo ruolo, che è il tuffo. Mai come in questo gesto è fondamentale che un portiere lo costruisca sin da piccolo, affinché venga consolidato un gesto tecnico che durante la nostra carriera o comunque durante il nostro campionato ci permetterà di commettere meno errori possibili. I tuffi chiaramente si dividono in base alla traiettoria della palla, quindi ci sono i tuffi raso terra, mezza altezza e i tuffi alti. Cosa fondamentale è capire come la spinta del portiere debba essere sempre in sintonia con il tiro. Mi spiego meglio: se una palla è raso terra, il mio tuffo deve essere molto radente al terreno e non a mezza altezza, di modo che possa intervenire in maniera diretta sul pallone e tutto il mio corpo è in equilibrio, in sintonia con la parata stessa. Chiaramente è il tipo di tiro che viene effettuato verso la nostra porta che cambierà il nostro modo di parare. Ci possono essere delle parate che verranno effettuate solamente con un piccolo spostamento del piede dal lato della palla dove noi andremo a fare il tuffo, che è passo e spinta, che verrà effettuato chiaramente su un tiro non molto lontano dalla nostra posizione. Effettueremo invece un tuffo diverso o uno spostamento all'avvicinamento alla palla per effettuare il tuffo, che è piede schiacciapiede, nel momento in cui la palla è leggermente più lontana dal nostro corpo, ed è un modo efficace e veloce per cercare di avvicinarsi al pallone in modo rapido. Su conclusioni invece, solitamente sui tiri a giro, come si suol dire, diventa sempre più complicato trovare una traiettoria per intervenire, perché la palla solitamente compie un giro molto più largo della nostra postazione e bisogna trovare un modo efficace per avvicinarsi. Il modo, secondo me, più logico per avvicinarsi a questa parata è il passo incrociato. Fondamentale per una presa è avere sempre i piedi ben piantati a terra nel momento in cui calciano nella direzione della nostra porta, e bene sottolineare qual è il piede di spinta che ci aiuterà a fare la parata. Se un tuffo lo dobbiamo effettuare sul lato destro, il nostro piede di spinta sarà il piede destro, che sarà quello che si apre e ci darà la forza di andare a impattare la palla nel modo migliore. Altro aspetto importante è quando ci troviamo di fronte a una parata molto vicino al corpo. Ci sono due soluzioni solitamente. Una è quella di muovere i piedi e parare col piede, ma andando nello specifico del tuffo, l'unica tecnica che ci può aiutare a risolvere questo problema è quello di sfilare il piede dal lato in cui dobbiamo effettuare la parata.